Flavio Basso Beck, per tutti Beck, è il direttore di produzione, giusto? Sì. Di questo tour di Max Gazzè. Questo tour è una produzione di OTR Live, agenzia di booking che si occupa anche della produzione, quindi dei fornitori e di mettere insieme tutta quanta la squadra, tra cui me. Abbiamo, a livello di produzione ci sono io e c'è la mia controparte per tutta la parte di hospitality, pernotti e logistica, Alessia Tieni, la mia fondamentalissima Alessia, e mentre io seguo più la parte tecnica, organizzativa. E squadra, adesso non mi ricordo il numero, ti dico la verità, però c'è un fonico di sala, un fonico di palco, due backliner, un datore luci come staff di strettamente di produzione, esatto, di OTR, come service ci si appoggia ad un fornitore consolidato, bravissimi ragazzi di Ellis Music, che vengono in due o tre a seconda delle circostanze, e abbiamo un bilico di roba della, che viene sotto la ditta Universal Service di Cordisco. Ovviamente c'è il nostro driver per la band, e il catering ovviamente sul posto, non ce lo portiamo assolutamente dietro, e basicamente si tratta di una mezza produzione, quindi abbiamo al seguito i banchi, distribuzione elettrica, floor luci, backline, cablaggi e tutto quanto che diamo sul posto, l'impianto e il tetto luci basicamente, oltre che il palco ovviamente. E abbiamo al seguito, come non citarla, la scenografia, per la quale ci tengo a citare infatti una persona che non ho citato prima, che è il nostro allestitore Massimiliano Tiburzi di All'Opera Cooperativa. E con questo credo di non aver scordato nessuno, voglio sperare. Ok, questa scenografia è un po' strana, no? Ricorda uno, come si chiamavano, audiofoni, come è fatta? Allora, si chiama, l'oggetto originale da cui trae ispirazione si chiama, se non sbaglio, aerofono. Si tratta di, originariamente era un oggetto che rassomiglia a questo ed era stato concepito per, diciamo, amplificare in maniera totalmente analogica suoni che arrivavano da lontano, nella fattispecie gli aerei dei bombardamenti, perché trovava applicazione durante la prima guerra mondiale per scopi bellici. E da qua, diciamo, lo scenografo Francesco Filosa ha tratto ispirazione per ricreare, diciamo, questo marchingegno che ricorda un po' creazioni di scienziati di inizio Novecento, come magari Nikola Tesla, per essere, diciamo, una specie di fulcro del concerto ideale da cui appunto si diramano questi fili, questi LED che vengono illuminati, che raggiungono le postazioni dei musicisti, creando una specie di organismo, creatura tentacolare che si innesta su chi suona. Dunque, allora, diciamo che il direttore di produzione, soprattutto nelle mezze produzioni, è colui che deve risolvere la maggior parte delle beghe che si trovano in ogni location. In cui si va. Quali sono le più frequenti, diciamo, quelle che ormai si gestiscono con meno fatica? Beh, diciamo, la maggior parte degli spazi, diciamo, di piazze magari diciamo, caratteristiche, quindi particolarmente belle, perché a livello storico, diciamo, rappresenta una bella cornice. Questo vale anche per la maggior parte dei teatri, magari più nei centri storici, eccetera. È chiaro che si tratta di location che non sono state, urbanisticamente parlando, concepite per far arrivare dei bilici, quindi, diciamo, l'aspetto logistico è quello che... Io, ad esempio, sì, in questo tour, ad esempio, su 10 date credo di aver fatto 8 o 9 trasbordi, una cosa di questo tipo, e non sono quasi mai arrivato col bilico al palco. Questa è una cosa che, diciamo, sicuramente mette in conto, va ad incidere anche sugli orari, i carichi di lavoro, che chiaramente si allunga quella fase lì, di carico e scarico, di in e out. Questa, vabbè, è per citare la più semplice, per, diciamo, rimanere nel semplice, direi questa. Da questo dipende poi anche il numero delle chiamate, no? Di solito su cosa viaggiate, su che numeri viaggiate? Questo, per ragioni di riservatezza, preferisco non rispondere, perché non vorrei che qualche promoter ci rimasse male rispetto a qualcuno altro. No, diciamo che in realtà è una... bisogna
io quando chiedo delle chiamate dei facchini cerco sempre di modulare, premesso che ovviamente nessuno vuole far spendere un organizzatore più del dovuto, insomma, perché naturalmente non siamo in un mercato di vacche grasse e quindi nel rispetto, diciamo, di tutta la filiera non è nel mio stile stare larghi tanto per stare larghi, quindi io di solito modulo sempre le chiamate cercando di ponderare con attenzione tantissimi fattori, che appunto accessibilità del bilico al palco, tempistiche nostre, di cosa facciamo il giorno dopo, quanto abbiamo fretta di ripartire, come siamo arrivati nel calendario dalle giornate prime, quindi anche la stanchezza magari pregressa, tutte cose di questo genere. Quindi insomma, veramente il numero può essere variabile, ma di certo quasi mai inferiore a 8 unità, diciamo. Va bene, noi ti ringraziamo molto e buon concerto per stasera, che se, insomma, non fisicamente, forse è il momento in cui ti riposi probabilmente, no? Di più. Più o meno. I problemi sono più prima e dopo. Va bene, noi ti ringraziamo, Sugar Network, alla prossima, ciao.